Ciao Diego, buongiorno. Ciao Roberto, buongiorno. Sei fresco di battuta di pesca? C'hai ancora il segno della maschera? Sì, oggi è domenica, sono uscito adesso dall'acqua praticamente. Ok, dove sei stato di bello? Oggi ho fatto dalla Frasca fino a Montalto. È un bel braccetto di mare, insomma, ti sei fatto una bella pescata. L'acqua era indecente oggi, come la maggior parte delle volte. Abbiamo preso 4-5 pesci, l'abbiamo presi, la cena l'abbiamo portata a casa. Però Esatto. comunque è brutta, l'acqua è molto Brutto. brutta. Ma era solo sporca l'acqua o c'era anche onda? Era onda lunga e l'acqua dei fiumi, delle piogge che ha fatto giorni precedenti. Allora, senti, Diego Mazzocchi, per chi non ti conosce, 30, la scheda, oggi ti faccio la scheda. 36, 37 anni, sei nato a Civitavecchia, il 2-2 del 1987, sei 1,78 m per 72 kg e hai una capacità polmonare di 6 litri. Sei un Sì. animale da pesca proprio. Dicono alcune persone. Beh, Ma tu sei d'accordo con loro o no? io alla fine sono cresciuto a mare, quindi penso di essere abbastanza adattato. Esatto, senti, tu hai iniziato ad andare a mare con tuo nonno che ti Sì, ho iniziato portava. ad andare a mare con mio nonno, penso avevo 6 anni. Con la barca e pescavamo con le lenze, io con la canna e lui con le lenze, e poi man mano, cioè a quei tempi ce n'era molto di più di pesce da adesso, quindi mi divertivo tantissimo a Bollentino. Volentino. Bollentino. Poi man mano che sono cresciuto, ho fatto le gare di pesca con la canna da riva, e mi sono qualificato per 3 volte per i campionati italiani. Il primo anno non l'ho potuto fare perché ancora ero troppo piccolo. Il secondo anno non ci sono andato perché era in Sardegna, costava molto, quindi non ci sono andato. Per il terzo anno sono stato alla Spezia, sono venuto alla Spezia, campionato italiano canna da riva, e ho fatto 14esimo su una cinquantina di persone. Di Ero ragazzi. più piccolo, avevo 11 anni. Sì. E poi mi sono dedicato, poi quando l'anno dopo più o meno, ho iniziato a prendere i primi polpi scorfani con la fiocina a mano. Chiaro, il percorso un po' di tutti. Sì. È stato lì che hai fatto, cioè che ti è scattato il click da andare sott'acqua e poi dopo dedicarti alla pesca. Sì, perché vedevo che sott'acqua mi riusciva molto bene. Quindi già naturalmente mi riusciva molto bene. Con la canna dovevo stare molto appresso, ho visto fili, ami, tante attrezzature, anche visto comunque una spesa, pasta, i vermi, compra tutte le esche varie, e quindi alla fine mi sono dedicato completamente alla pesca e all'apnea. Ascolta, tuo papà ti aveva regalato il Tempest 50, è stato il tuo primo fucile, un olio pneumatico. Primo fucile è stato l'SL50 della Ok, Cress. della Cressy. Poi ho avuto un Apache 75 e con quei fucili ho iniziato. Poi man mano ne ho avuti tanti e il Tempest 50 è stato uno dei fucili che pesco ancora con quello. Ma ce l'hai ancora, Cressy? È Cressi c'è, però è disintegrato, è appeso. Diventato appeso, è diventato un'icona, hai capito? Un ricordo. un ricordo. Ma senti, tu sei nato ovviamente a Civitavecchia, questo me lo diceva anche Fabio Antonini, che è già stato qui con noi, e Grotto, quindi Tane. Grotto, fuciletto corto e la torcia E in mano. Fiocina. Fiocina. E Fiocina, sì. È lì che hai iniziato a bastonare? Eh beh, sì, ho iniziato. Guarda, pensa che in terza media, quando facevo la terza media, feci una ricerca su Fabio Antonini. Ah, ma va?
Sì, fece una ricerca su Fabio Antonini e quindi poi quando l'ho incontrato a mare, alla Lega Navale, comunque vabbè, è andata un'amicizia. Invece una volta a mare ho incontrato a Renato Sperandio, che era il suo ancora il compagno di pesca di Fabio. E mi ricordo che in spiaggia lui gonfiava il canotto della figlia con la bocca. Gonfiava sto canotto enorme con la bocca. E io ero piccolo, c'avevo 13 anni. E sono andato subito lì a rompermi le scatole. E mi portò a pesca tipo il giorno dopo, mi portò a pesca zone macchia tonda, era da quei tempi comunque c'erano tanti sarali, l'acqua era pulitissima, io facevo da barcaiolo e avevo fatto una bella pescata di sarali. Poi da quel periodo lì ho iniziato a fare da barcaiolo sia a Fabio che a Renato. Avevo più o meno 14 anni, 13, 14, 15 anni. Poi ho seguito da solo, ho proseguito da solo. Fabio è stato il tuo maestro, diciamo. Fabio e Renato, sì. E Sì. un po' più Renato. Renato mi portò proprio a mare, anche a pinne, per vedere dove stavano i sarali, come si mettevano, dove li potevo trovare. Sono comunque andato molto più a pesca con Renato, sperando Ma ascolta una cosa, secondo te, quanto ci avresti messo tu a capire come funzionava la pesca sott'acqua se tu non avessi avuto Renato che ti portava e ti faceva vedere e ti spiegava tante cose? molto più tempo, ovviamente. Sì. Cioè, è stato molto istruttivo avere un maestro così. Certo. Ma guarda, le gare alla fine ti fanno crescere più di ogni altra cosa. E quando facevo le selettive, le prime selettive, anche se io andavo magari a pesca con Renato, però le prime selettive le toppavo tutte. E poi, cioè, sono state le prime 3-4 selettive fatte, erano andate male. Poi ho iniziato a vedere gli altri che prendevano più pesci, vedevo 6, 7, 10 pesci, ma come fanno? E varie selettive le ho passate a correre dietro agli altri atleti, anche a Petrolini, a Renato, sempre anche a Renato. Poi c'era Calvino, c'era Settimi. I tempi delle selettive mie nel 2009-2010 c'erano loro, Colangeli, erano tutti questi laziali che pescavano nel grotto con Fiocina e Torcia. E a forza di corrergli appresso ho capito come facevano. Poi nel 2010, quando mi sono qualificato, ho fatto tre selettive e ne avevo vinte due, due primi. E da lì poi io sono stato sempre tra prima e seconda categoria. Ti sei divertito? Sì. È impegnativo comunque fare le È impegnativo. Però si fa, mi Sì, piace, si appassiona. Sì. mi dicevano che comunque quando arrivi a un certo livello, diciamo che i costi sono, cioè anche i costi oltre che l'impegno proprio di stare via, di andare e tutto quanto, diciamo che i costi hanno un'impedenza importante, ecco. Se non c'hai una società dietro che ti sostiene e che comunque ti dà la mano economicamente, è difficile. Cioè, è difficile in base alle disponibilità economiche, insomma. Beh, certo, chiaro. Senti, ma tu dov'è che oggi sei andato a pescare? Ok, preferisci andare, tuo territorio preferito è verso nord, cioè quindi andare verso la Toscana o verso sud dove vai Santa Marinella, Santa Severa? Guarda, il territorio mio preferito è da Frasca a Montalto. Quello è la zona che conosco di più e dove pesco di più tutto l'anno. Ma a te piace andare anche a scoprire posti nuovi? Ma certo, sì. No, perché io conosco gente che vanno sempre in quei posti perché sanno comunque che si trovano estremamente a loro agio, hanno le mire di tutto, sanno che vanno lì e capito, pescano in 5 o 6 posti, ovviamente abbastanza grandi, però insomma diciamo che lavorano lì.
No, pescare Invece. in porti nuovi ti aiuta a capire tutti i tipi di fondale. E questo grazie anche alle gare, perché alla fine facendo le gare ho visto talmente tanti posti, talmente tanti campi gara. E poi comunque insieme anche alle persone con cui fai le gare che ci instauri un'amicizia, puoi viaggiare, puoi scoprire nuovi posti, insomma, in tutta Italia e all'estero. Ma senti, il posto dove tu hai pescato che ti è piaciuto più in assoluto, cioè dove dici, guarda, io voglio farmi una vacanza di pesca, vorrei tanto tornare lì o andare E il mare va a Stintino. lì. Ah, in Sardegna. Sì, c'è stato un raduno Homer mi sembra che era 2015-2016, e beh, uno dei posti che ho visto più belli, insieme anche tutta tutta la parte nord anche della Sardegna, Castelsardo, e tutte le zone, tutta quella costa è tutta fantastica, un paradiso lì. Ma Già tu solo per l'acqua. frequenti molto la Sardegna, cioè da Civitavecchia partono i traghetti percorsi che è Sardegna, quindi. Sì, parecchie volte sono andato in Sardegna anche solamente 2 giorni, cioè prendo la nave il sabato sera alle 10 e mezza, c'è la nave e ritorno poi, la riprendo poi la domenica sera. La riprendevo, non lo faccio più, però avevo. C'è stato un periodo che lo facevo spesso. E come mai è mollato? Perché poi col tempo preferisco magari aspettare condizioni migliori qua, oppure comunque mi sposto in Toscana. Però se capita che amici mi invitano oppure voglio andare con qualcuno di qua in Sardegna, non c'è problema. C'è la nave, vivo in Sardegna e peschi, la domenica riprendi la nave, al lunedì mattina risto qui e vado al lavoro. È perfetto, direi. Una ammazzata, però comunque ci piace. In Poi non Corsica vai ogni tanto o sei andato? sono Sei mai mai andato. stato? No. È bella, Sì, mi immagino che bella, sì. bella, sì, poi c'è di pesce ce n'è, insomma, devi stare, cioè devi comportarti bene, se no i corsi non la pigliano, cioè non. È apposta, non ci sono mai andato. Ma io guarda, ci sono stato tanto, però devo dire una cosa, che non ho mai avuto problemi, non ho mai fatto, cioè mi sono sempre comportato molto bene. Non ho mai fatto vedere pesce, capito, che passi, che ti fai la foto, cioè, non ho mai avuto nessun problema, proprio. Preferisco magari andare dove c'è un posto dove si possono prendere le cernie, oppure. Purtroppo lì ti devi limitare a guardarle, però ce ne sono Quindi. tante. Sai che una volta ero a pescare in un posto e a un certo punto stavo facendo un agguato, cioè stavo andando in giro, no? E da un grosso sasso, non era un masso, da un grosso sasso è sboccata una cerna, ma grossa, sarà stata 30 kg, in 15 metri d'acqua. È arrivata, io me la sono trovata davanti e io mi sono spaventato moltissimo perché non me lo aspettavo e lei non se lo aspettava. Quindi ci siamo spaventati tutti e due, siamo scappati tutti e due dallo spavento, era stato assurdo, però lì sì, ce ne sono di molto belle. Però anche in Sardegna ci sono le cernie, anche da te ci sono le cernie. Sì, quando è pulita e l'acqua permette, ci sono anche tante. E le In prendi? tutta la zona del Lazio è tutto, sì, ci sono le cernie, tutta la costa laziale. Sono molto fonde? No, neanche molto fonde. Si possono prendere molto fonde, però ci sono anche più basse. Sì, Stanno un po' dappertutto. mi diceva Colangeli che anche lui ne prende. Sì. Le cernie ce ne sono in abbondanza, per ora. Per Per ora, ora. no, speriamo che ce ne siano, dai, perché è importante. Perché poi la cernia, dicono tutti, anch'io secondo le mie, diciamo, indagini, la cernia fa pesce. Infatti tante volte ci sono le tane con dentro le cernie e dove ce ne sono poche, tipo Liguria, stanno molto attenti a non prenderle. Chissà dove c'è questa cernia, stanno molto attenti a non prenderle perché intorno fa pesce, si dice. Certo, sì, c'è un sasso dove ci sono tante corvine e magari 3 cernie femmine e un maschio grosso,
cioè fa pesce, insomma, fa Capisci? pesce, si avvicinano sare, gli si avvicinano orate, puoi trovare il branco di dentici, tutto attorno fa pesce. Infatti questi posti vanno molto tutelati alla fine. Scendi, prendi un pesce e poi vai via. Mi raccontava un pescatore noto che era andato in Liguria ospite di un'altra persona, no? E gli aveva detto questo, guarda, gli aveva detto, vai là, sono i tubi che passano, che portano delle condotte, e gli ha detto, guarda, vai là, vai sotto, vedrai che c'è, gli ha spiegato il posto, e gli ha detto, guarda che lì c'è una cernia, guarda che lì c'è il pesce, non t'azzardare a prendere la cernia, perché ha detto, io la tengo lì da un sacco di tempo proprio perché so che, infatti, lui era andato, c'era il pesce, aveva preso dei saraghi, se non ricordo male, e la cernia non l'aveva toccata perché. Ah, ok. Eh sì, Invece da no, noi cioè la cernia viene attirata dalle corvine, quindi ah. magari c'è un posto dove c'è un bello spacco grosso, dove ci stanno 50 corvine, preferisco non sparare le corvine che ogni anno ci trovi una cernia, o anche più di una cernia, quindi togli la cernia e comunque ci ritorna sempre qualche altra cernia, qualche altro bel pesce. Tutta la parentesi di corvine ne prendi. Abbiamo visto la clip all'inizio di te che ti sei dedicato alle corvine. Le corvine qui ce ne sono tante da me, ce ne sono parecchie. È uno dei pesci, cioè da qualche anno a questa parte ci stanno più corvine che saraghi. I Ah, beh, saraghi si sono un po'. è anche più buona la corvina del Sarago, Ah sì, certo. eh? C'è molto di più. Cioè io la preferisco, ecco. I saraghi sono stati parecchio sterminati dallo strascico e dalle cianciole. Purtroppo, e soprattutto magari cioè, i saraghi stanziali è difficile trovarli. Adesso sì. Sì, sono stati presi tanti, tanti, tanti con le reti. Anche noi pescatori non in apnea, comunque, quando ci sono i periodi che l'acqua è pulita e entrano, comunque ne prendiamo. Però quando c'è l'acqua brutta, con le reti fanno delle pescate impressionanti. Sì. Poco tempo fa ne hanno fatti 600 kg. Ho 500 kg. visto i filmati che mi hai mandato. È firmato così che gira e io ti ho mandato. Ne hanno prese poche settimane fa 560 kg di saraghi qua a Capolinaro con una botta di strascico. Cioè, fai quelle robe lì e inevitabilmente vai a sballare un sacco di sistemi, eh? Eh beh sì, perché comunque sono tutti saraghi in riproduzione, quindi fai doppio danno. È come quando buttano giù le reti che prendono il montone delle orate. Nel Bravo, momento in sì. cui sono in riproduzione, se rovini il branco, cioè quelli non ci sono più poi dopo. Oltretutto prendi l'avidità stupida perché poi butti sul mercato del pesce e chiaramente chi te li compra se c'hai solo orate o solo saraghi? Certo, ma poi sì, in questo periodo è ancora più dannoso. In estate, quando comunque mollano le reti, però con l'acqua pulita è più difficile prenderli con le reti. Comunque nel sottocosta, zona Ladispoli, e Macchia Tonda, Ladispoli, Palo Laziale, si riempie di saraghi. Quando fa le condizioni giuste, noi pescatori in apnea ne vediamo che ne entrano tantissimi. Ma se fa acqua brutta, e le reti possono pescare bene, fanno certe acciaccate che fanno i danni veri, insomma. Sono tornati a essere buoni i saraghi o sono ancora gommosi? Ma guarda, gli ultimi mangiati erano buoni, Erano però buoni. tanti mi dicono che quelli grossi dai 600 grammi, 700 grammi in su ancora si rompono nel forno. Ma Sì. lì dicevano che era per l'alga. Sì, c'è la caluerpa. La caluè. Mangiano questa alga che gli fa diventare le carni così stoppacciose, si spaccano nel forno mentre le cucini. Sono immangiabili praticamente. Infatti. Beh, però se tu li hai presi che mangi tanto tu di pesce? Sì, abbastanza.
Io ho visto, ascolta, ho visto su Instagram il tuo profilo perché cercavo delle foto e ho visto un video di una pasta che tu hai fatto con la bottarga fresca di Muggine, di Cefalo. Cioè, era molto invitante, ecco, mettiamola così. Una volta all'anno la faccio. Non sparo mai i cefali con le uova in genere, perché comunque te ne accorgi, perché ci sono, mentre fai l'aspetto, ti vedi i branchi di 7-8 cefali, e Okay. questo cefalone grosso col È pancione la femmina. è la femmina che, sì, una volta all'anno la sparo, però in genere sparo sempre Ai i maschi. maschi. Sì. E quando la prendo la faccio la bottarga e viene buona, viene. Poi ognuno ha il suo metodo, per carità. Però come la faccio io è buonissima. Chiaro. Ti diletti in cucina? Ah, Non molto, ok. però se mi ci metto mi riesce bene. Però no, All'occorrenza ti dai da fare. la mia ragazza è più brava, quindi lei è più brava sicuramente di me. Senti, facci una battuta su Fabio Antonini, che te la volevo chiedere prima, ma poi dopo ci siamo dilungati. Una battuta. È Sì, dai. Divertente, divertente, Fabio. Tipo, sì. È caciarone. un cacciarone. Sai che mi hanno raccontato che durante una gara, cioè che lui è molto bravo come persona, però in gara non fa sconti a nessuno, no? Ed è un. Conosce ovviamente moltissimi trucchi. E allora questo amico mi aveva raccontato che lui stava facendo un aspetto e lui gli è passato sopra nuotando, l'ha visto e ha capito che lì ci sarebbe che stava facendo un aspetto con un pesce che c'era, capito? E allora ha preso il piombo mobile che aveva con sé per segnalare, gliel'ha buttato giù per fargli scappare il pesce. Ha fatto bene. Cioè, piccoli trucchetti. Io mi ricordo questo aneddoto perché ho detto: tu pensa, cioè, che cosa non si fa? Eh beh, sì, queste sono tattiche di gara, è normale. Poi comunque le tattiche di gara, tutti questi stratagemmi, te li porti pure nella pesca quotidiana comunque. Certo, tu sei anche tu, come dice lui, Singer, su e giù, su e giù, su e giù. Sì, no, lo faccio sempre quando ne vale la pena, sì. Però mi piace anche fare l'aspetto. Bene, per esempio, una giornata come oggi con l'acqua brutta l'ho dedicata tutta all'aspetto, Per andare forza. lì a pescare con la fiocina, insomma. Senti, era molto fredda? Non molto fredda. Beh, cioè vai con la 7 tu adesso? Una 6 e mezzo abbastanza schiacciata. Quindi Stavo bene. insomma, c'era sole, sì. Sì, una bella giornata, mare calmo, una bella giornata. Purtroppo l'acqua con tutti i fiumi, la pioggia che ha fatto, l'acqua c'è 2 metri scarsi di visibilità un po' dappertutto. Ma anche in Liguria, perché oltretutto poi qui da noi ha nevicato tantissimo. Fresco. Sì, ha nevicato in continuazione. E quindi quando si scioglierà, che poi dopo ingrossa i fiumi che arrivano giù a mare, sarà fredda l'acqua e sporca. Ritornano le spigole. Ritornano le spigole, ritornano le spigole. Quando Ne hai proprio. prese quest'anno? Qualcuna l'ho presa, sì. Una volta ho fatto una pescata, ne ho prese 6. Qui è raro prenderne comunque tante. Sì. Però sì, ogni tanto capita una, due. Non è che mi ci metto molto nel sottocosta alla pesca alla spigola. Magari mi capita più mentre pesco a largo, mi capita magari mentre faccio l'aspetto, può capitare una spigola. Perché tu comunque sempre gommone. Quasi sempre in gommone. In inverno spesso vado da terra. Ah, ci vai da terra. Sì, quando fuori l'acqua è bruttissima e nei primi metri della costa è pulita, comunque parto da terra. Sempre davanti a Civitavecchia. Vasca. Sì, Frasca, Civitavecchia, sì, Santa Marinella anche. E magari metto la macchina da una parte, magari con un amico, metto una macchina da una parte a Saffetta.
Ah, e vado a certo. corrente e poi riprendo la macchina sua e vado a prendere a lui. Sì, per far cercare di fare più strada possibile. Certo. Hai dei compagni di pesca preferiti? Cioè, nel senso, vai a pescare spesso con amici o vai da solo? Io vado sempre quasi sempre da solo col barcaiolo. Ah, ok. Poi con i miei amici vado a pesca spesso con Marco Corsetti e poi con Roberto Poggioli. Vado da lui a trovarlo, viene lui da me quando l'acqua permette, e oppure con Vallerba, con Sasha, Orsi. E no, comunque tutti quelli delle gare, cioè alla fine siamo tutti amici, Sì. rivali però nella vita normale amici. Beh, Quindi chiaro, per se forza. viene qualcuno qui sono contento e loro altrettanto quando io vado lì. Senti, ma qual è il pescatore che tu hai visto sott'acqua più forte in assoluto? Cioè, quello che ti ha, diciamo, colpito? Colpito, guarda, Roberto Praiola. Ah, ok. Già nostro ospite, lo salutiamo, Roberto. E lui è un Ciao Roberto. martello, eh. Sì, mi ricordo, cioè, l'ho visto a Stintino in Sardegna quando noi scendevamo tutti nel raduno Omer, prendevamo un pesce a testa, lui ne prendeva sempre due. Ma lui poi ha tanta esperienza, eh. Sì, però ti parlo ormai di parecchi anni fa, però comunque. Cioè, Roberto è Roberto. Roberto, Andrea Settimi anche Sì. molto bravo. E comunque ce ne sono dei pescatori di prima categoria Forti. forti, comunque sì. A me una statistica che io avevo fatto sul più forte, mi avevano detto tutti Pedro Carbonell. Vabbè, tu non c'è. Io non l'ho visto Pedro Carbonell. Guarda, attualmente, cioè, ovviamente Giacomo De Mola, ma C'è. Giacomo è fortissimo, ma ce ne sono tanti comunque, parecchi. No, chiaro, Muretti, Luigi, attualmente sono loro. sì, Attualmente certo. Luigi e Giacomo. E anche Gentilino, Peppe. Sì, sono quelli che sono quelli della nazionale anche attuale, che sono tutti pescatori molto forti. Attualmente credo loro, cioè loro sono i più forti. Poi se quelli visti con cui ci ho pescato insieme a fianco a fianco, io mi ricordo Roberto Praiolo. Hai dei punti deboli tu quando vai sott'acqua? Cioè c'è qualche cosa che soffre, tipo, non lo so, il freddo, il caldo, il mare mosso, mare calmo, qualche cosa che... il tuo punto debole? Ma punti deboli. Ma forse è il freddo. Se devo decidere di fare una gara in un posto freddo, preferisco farlo in un posto caldo, sinceramente. È più confortevole. Sì, un posto un po' più caldo. Magari in una giornata invernale, dove fuori ci stanno 2 gradi, certe volte magari dici, ma chi me lo fa fare? Non ci vado fino oggi a pesca. Sì. Sì. Una volta no, però Roberto, una volta ci andavo sempre, però da qualche anno a sta parte sì, dico, ma non conviene neanche più, perché comunque non c'è neanche più il pesce che c'era una volta, insomma. Sai, andando avanti con l'età uno si impigrisce, capito? Perde un attimo la Ma guarda, più spinta. che impigrirci, cioè ci sono state volte che qui magari a Civitavecchia un anno ha fatto la neve. E nel sottocosta c'erano talmente tanti sarachi che anche col gommone sulla neve sopra io andavo a pesca uguale e avevamo preso tanti di quei sarachi che comunque il freddo non lo sentivi più. Ovviamente se fai pescate dove l'acqua è brutta, nevica, è brutto tempo, piove e prendi 3 pesci, sinceramente è meglio che te ne stai a casa. Capito? Sì, Non conviene. tu comunque per allenarti vai a pescare. L'allenamento migliore è andare a pesca, cercare di prendere più pesce possibile e andare a pesca. Ma nei periodi metti dove c'è piove, dove c'è mare mosso, c'è la mareggiata, magari periodi che
Le mareggiate si susseguono dove non ci puoi andare, tutto quanto, fai qualcosa tipo, non so, vai a correre, bici oppure divano. No, divano mai, però sì, le Tranne prime volte. adesso, tranne adesso. Sì, tranne adesso che sono seduto, però comunque in genere, guarda, prima andavo in bicicletta, andavo a correre anche, però niente di, un po' di palestra, niente di eccezionale, però l'apnea, la pesca in apnea è l'allenamento migliore. Certo. Magari quando qua è veramente brutto che è, vado all'isola del Giglio, che lì c'è, cioè, un'isola che sta qui a un'ora praticamente, scarnello a Porto Santo Stefano e con mezz'ora di gommone sto al Giglio, quindi quando qua è improponibile vado lì. A proposito di Giglio, ne approfitto per ricordare Raffaele Gulmanelli che recentemente in questa settimana se n'è andato proprio pescando lì. Tra parentesi, Sì. era uno molto esperto, 36 anni, molto esperto, apneista, pescatore in apnea e istruttore subacqueo, quindi non era certamente uno che non sapesse andare sott'acqua. Tra parentesi, io ho fatto un post di commemorazione sulla nostra pagina Facebook e ha scritto un amico dicendo che era una persona molto, come dire, attenta, cioè che raccomandava anche lui di non tirare mai le apnee, hai capito? Quindi probabilmente forse non si è sentito bene, fatto sta insomma che se n'è andato, ecco, mi faceva piacere ricordarlo perché è una cosa che mi ha colpito molto anche per la giovane età e in più perché quest'anno purtroppo ne abbiamo già dovuti salutare, è il quarto, quindi da gennaio in qua, quindi insomma diciamo che raccomando a tutti una grande prudenza quando si va sott'acqua e raccomando anche di fare l'assicurazione che sia con noi, con chi pare a voi, però andateci sicuri perché purtroppo gli incidenti succedono. Ok, fine del pippone. Certo, io questo ragazzo non l'ho conosciuto, però sì, so che comunque è successo a Caperrosso, Sì, esatto. nella franata di Caperrosso. Sì. E ho sentito dire anche che hanno trovato poi il fucile con una cernia attaccata. Non so se è vera questa notizia, però comunque, come è successo, credo che ha sparato in franata un pesce grosso. E non è riuscito proprio, o si è incastrato oppure non è riuscito poi a portarlo in superficie e niente. Probabilmente è andato in sincope. Se è andata Vabbè. così la cosa, sarà andato in sincope. Tra parentesi, Giglio è un posto sicuramente pescoso, molto difficile, molto impegnativo dove pescare e diciamo che è stato pericoloso per molte persone, ecco. Certo, sì. Alla fine al Giglio, anche se peschi in poca acqua, qualche pesce lo rimedi sempre, qualche cappone, magari nel periodo di ottobre qualche riccioletta, palamidi, questi pesci qua. Certo, non è molto pescoso come una volta, perché comunque anche lì di reti ne mettono tante. Eh sì, oltretutto a un certo punto che è stato il sindaco è stato in gambissima, volevano fare marina protetta o parco addirittura, non ricordo più, il sindaco del Giglio, che non so se sia ancora lui, ma all'epoca era un pescatore, io ti parlo di 10-15 anni fa, era un pescatore, si era opposto e è riuscito a non far diventare il Giglio parco o area marina protetta. Ho capito, no, no, non lo sapevo questo. Sì, assolutamente. Da qualche anno a sta parte, lì al Giglio c'è stato un grosso calo di dentici. Prima veramente la preda principale era magari il dentice. Un bel dentice grosso si prendeva spesso. Invece adesso tutti piccoli e rari. Ma senti, tu pensi che anche il pesce sia ciclico, nel senso, ci sono dei periodi in cui ci sono, per esempio, adesso è un periodo in cui tutta Italia, e lo dico sempre, ci sono tante cernie. Sì. Ci sono dei periodi in cui ci sono tante spigole. Quest'anno, per esempio, delle spigole c'erano nell'Alto Adriatico fino a prima di Comacchio.
Dopodiché verso più su, pochissime, perché mi diceva anche Cloud che non c'è stata la bora, l'ultima bora molto forte è stata 4 anni fa e l'acqua si vede che non c'erano più le condizioni. Fatto sta che le spigole si pescavano un po' più a sud. Beh, i pesci vanno con le condizioni, quindi loro si spostano in base a dove stanno meglio. Ovviamente se trovano un fondale, la temperatura dell'acqua, la corrente è giusta e tutto, loro sono in abbondanza. Se poi non arriva qualche cianciola che li prende tutti, sono in abbondanza. Chiaramente, chiaramente. E adesso, a quanto pare identici, tra parentesi, sentivo che è già un mesetto che hanno anticipato un po' l'entrata e prendono identici, si prendono. Guarda, io ho visto che credo che ci siano più riproduzioni del dentice, perché molti dentici ce ne sono tanti, tanti, ma piccoli. E tanti hanno le uova. Quindi credo che fanno più riproduzioni durante l'anno, perché magari il numero è calato. E essendo calato il numero, loro tendono a riprodursi di più. E questo succede anche con la cernia, la Sì, corvina. Le certo. corvine troviamo le uova nelle corvine fino a ottobre e anche aprile. Aprile e ottobre le corvine hanno quasi, alcune corvine hanno le uova, quindi significa che o si riproducono due volte oppure non lo so, cioè qualcosa fanno per cercare di riprodurre. Aumentato per la salvaguardia cioè per la sopravvivenza, può darsi che abbiano aumentato i cicli riproduttivi, assolutamente. Come la cernia che diventa maschio prima per cercare se magari sono meno cernie femmine. Certo. Sono meno cernie femmine, quella magari piccola diventa maschio e riesce a riprodursi. Sì, assolutamente. L'altra estate, per esempio, avevo un posto dove c'erano quattro cernie piccole, una più grande. Ho lasciato stare tutti i pesci, non li ho presi neanche uno, l'ho preso per vedere quello che succedeva. Ci sono ritornato l'altro giorno, ho fatto un tuffo e c'erano tutte. Stavano lì e le ho lasciate lì, sperando che nessuno con le canne o qualche altro metodo le prenda, però è un posto abbastanza isolato, nell'acqua torbida, comunque sono sceso, ho fatto l'aspetto, mi sono trovate quattro davanti, quindi la zona è buona di riproduzione. Direi di sì, una zona buona quella, eh. Assolutamente. Senti, pescare è un modo di procacciarsi il cibo, secondo te, o un passatempo dove alla fine porti a casa la cena? No, è un modo per procacciarsi la cena. Cioè, hai fatto il mix. Hai fatto il mix. No, perché secondo me è un buon modo, sì, per procacciarsi la cena, cioè la finalità è quella. Mi piace andare sott'acqua, però mi piace mangiare quello che pesco, ecco. Sì, lo regali, lo mangi. Sì, fai la cena con gli amici, è una situazione molto conviviale. Certo. Anche perché se vuoi andare a comprare il pesce devi venderti un rene, cioè con quello che costa. Quello che costa ormai. Assolutamente, assolutamente. Ma tu stai attento a mangiare, bere, queste cose qui, oppure diciamo che vai a ruota libera? No, sto molto attento. Siccome da piccolo ero abbastanza cicciottello, 10, 11 anni, mia madre mi ha vietato tutte le bevande gassate, Coca-Cola, aranciate, e ho continuato poi così, non ho più mai toccato aranciate, Coca-Cola e bevande zuccherate, non mi piacciono proprio. E anche alimenti zuccherati, così non li mangio. Quindi mangio molto bene alla fine. C'è una tua frase, tra parentesi, che mi è piaciuta molto sul post di Instagram, quello della pasta, dove dice: forse una delle cose più belle della pesca in apnea è quella che a volte puoi sceglierti la cena. Cioè, Sì, questa è perfetta.
Sì, è stata una frase perché ho pensato mentre facevo l'aspetto che mi è venuto il branco di cefali e ho sparato quello che volevo, quello con le uova. Quindi è la frase è venuta fuori per quel motivo lì. Sì, Per quel motivo. perché potevo decidere se prendere quello, quel cefalo, quell'altro, oppure non prenderli proprio. Quindi alla fine. Decidi tu quello che mangiarti per cena in alcuni. Mangiarti piace. Sì, no, purtroppo non sempre, perché non è che dici allora denti, cericiola, tonno cappone, capito? No, magari No, fosse così, beh, però così no. diciamo. Però quando peschi, la maggior parte delle volte decidi oggi voglio mangiare un sagu. Vai in una buca, guardi se cerchi il sagu, alla fine prima o poi il sagu esce. Sai che non mi piace moltissimo il sarago? No. Non mi fa impazzire, sinceramente. È una delle ultime scelte per me. Che ti piace a te, Roberto? La A cordina? La mostella me, sì, la mustella mi piace molto. è buonissima, la migliore di tutti, È pure la secondo migliore, per me è il pesce più buono in assoluto, però a me il pesce piace, cioè il trancio. Non mi piace tanto il pesce di spina, a meno che non sia molto, cioè il dentice di 8 kg, sì, lo apprezzo, la spigola di 4 kg, sì. Però diciamo che preferisco cose per. Io parlo di mangiare, tonno, spada, cernia, hai capito? Il bisteccone, ecco. Oppure moltissimi cefalopodi, io impazzisco per tutto ciò che. Forti, tutti. Sì. Mi piacciono moltissimo, fatte alla brace, in umido, cioè in tutte le maniere, però il polpo, io impazzisco per il polpo, carpaccio, piuttosto che. Piace da impazzire. Tra parentesi, ieri ho trovato un ristorante di pesce dove sono andato e dove veramente ieri sera mi sono scofanato. Cioè, ho mangiato pesce come se non ci fosse un domani, tutto crudo. Era perfetto, era ottimo, veramente. Quindi sono fresco da un'ottima mangiata. Tu hai la patente nautica? No, La sto prendendo adesso. vergogna, uno come te dovrebbe averla da quando c'ha 8 anni. Sì, do l'esame il 9, calcola, il giorno 9. Curiosità, hai fatto solo motore o hai fatto anche vela motore? No, ho fatto solo motore, Solo dentro motore. le 12 miglia. Entro. Alla fine nella nostra zona è tutto abbastanza vicino, quindi non è che mi è mai servita, però così, per... La volevo prendere da un po' di tempo, che quest'anno è stato l'anno giusto. Ma che Quindi gommone hai tu? ho un BSC 460, 40. 40 cavalli, sì. Vabbè, se hai un quattro tempi vai da, cioè 40 cavalli quattro tempi oggi è strepitoso. Sì, infatti alla fine vado dappertutto con quello qua intorno. Ma cosa fai? Tu ce l'hai giù o scarrelli? Carrello sempre. Sì, scarrello sempre. In base a dove l'acqua è pulita, scarrello. Anche se qui i scivoli sono veramente distrutti, non sono agevoli per niente, però comunque scarrello. C'ho il 4x4 Beh, e vado un po' dappertutto. comunque per gli scivoli guarda che è un problema nazionale, eh? Non è che lì siete messi male, cioè, ti assicuro che ovunque è abbastanza o molto complesso o molto complicato o devi pagare o se cosa o insomma c'è sempre qualche cosa che scarrellare è sempre un problema, anche in Sardegna è diventato un problema. Ok, no, qui veramente c'hai tre scivoli alla fine, c'è Montalto che è sempre insabbiato perché è dentro il fiume, quindi devi mettere le ruote della macchina nella sabbia. Ultimamente c'è il carrello che deve entrare completamente in acqua e se non c'hai un gommoncino piccolo rimani impantanato, quindi niente, non so neanche quando è che toglieranno tutto questo, tutta questa sabbia, detriti che ha portato le piogge durante l'inverno. La frasca è abusiva, quindi sei soggetto da un momento all'altro. Capolinaro c'è un'altra caletta dove lì da Giancarlo, che è il proprietario dello stabilimento, e lì
puoi cavare il gommone. Parecchie volte l'acqua è molto bassa perché con la bassa marea mi sembra che non è possibile dragare lì. Quindi se c'hai una carena molto pronunciata c'è il rischio che è Che si difficile. incagli. E queste sono le uniche tre calette che abbiamo qua. Tre scivoli che abbiamo qui. Eh beh, purtroppo, sai, è Poi sempre un da problema. Santa Marinella fino a Ostia, non c'è, fino a Fiumicino, non c'è più calette, non c'è più niente. Quindi tu vai sempre lì. Io vado in questi tre posti, questi tre posti, calando piano piano e col 4x4 alla fine riesci sempre a uscire fuori. E il gommone mio ha una carena molto piatta, in modo che riesco a calarlo in qualunque modo, anche dalla spiaggia volendo. Sì, la cosa migliore, certo, sei legato sempre a un posto, però la cosa migliore è averlo quello all'ormeggio. Sì, averlo all'ormeggio è molto più comodo perché come arrivi sali il gommone e vai. Il problema però qui è l'acqua sporca che se fa Certo. troppo forte magari è più pulita a nord, se fa maestrale è più pulita a sud, quindi ho il rimessaggio a fianco all'uscita dell'autostrada, all'entrata dell'autostrada, prendo l'autostrada e vado dove voglio. Certo. Quando è brutto qui completamente, me ne vado in Toscana, all'Argentario. Lì è Oppure bello. ho telefono a Roberto per Poggioli. Dice, guarda che arrivo. Guarda che vengo. Guarda che arrivo. Ma dimmi una roba, poi dopo ti lascio andare, chiudiamo con qualche aneddoto che ti è rimasto impresso nella tua memoria. Gran pescione. Tra parentesi, io avevo trovato sempre su, dato da Simone Belloni che mi aiuta sempre nelle mie ricerche, avevo trovato una lista di pesci dei tuoi best che avevi preso e avevo letto che ti era scappata una ricciola, questo parliamo di tanti anni fa, no? Che ti era scappata una ricciola o una leccia, non ricordo, di sui 15-18 kg. Sì, una ricciola mi è scappata, ha strappato il filo, sì, si è attorcigliata sul fondo e è riuscita a pulire. E una leccia mi ha spezzato l'asta una volta, una leccia grossa. E quelli presi invece, il pesce più grosso, una cernia di 24 kg, presa qui fuori da me, e che la cercavo. Cioè, no, la cercavo di prenderla dall'inizio estate, poi alla fine sono riuscito a prenderla era ottobre. Sempre quella. Sì, era una zona in 33 metri, ogni volta che scendevo si intanava, e poi un giorno ho deciso di. Ogni volta che ci ritornavo era fuori tana, poi ci arrivavo e entrava. Dentro era possibile spararla, e alla fine ho deciso di andarci al tramonto, con la luce abbastanza bassa, riuscì ad avvicinarmi moltissimo, col 130 l'ho sparata a doppio elastico e sono riuscito a tirarla, a spostarla dalla buca e a portarla su. No, Non si era intanata. No. mancava mezzo metro prima che si intanasse e l'ho sparata fuori tana in testa prima che si intanasse, ho tirato e l'ho portata su. Bella bestia, eh? Sì, e poi calcolo che l'ho fatto anche in costante perché con lo sgancio ogni volta che scendevo, cioè comunque il pedagno dava fastidio, entravo, ho cercato di fare le cose più pulite possibili. E beh, era 24 kg, era. Le cernie grosse ne ho prese parecchie, alla fine qui da me 15-18. E altri pesci identici, identici grossi, 6-7 chili, pesci così. Comunque ne ho presi parecchi, insomma. Lecce Guarda, la Lecce l'ho sempre strappata. è la tua bestia nera. Sì, perché alla fine io non è che faccio molto aspetto, quelli li prendono magari, sì, all'aspetto se ne prendono tanti, oppure ti passano.
mentre che peschi passano, sono pesci visto fantasma, ti passano Sì. all'improvviso, stai con un fucile adatto, le prendi e le spari. No, ne ho strappata una e, no, e mi ha rotto l'asta un'altra leccia. Sparate sempre bene, però niente, vabbè, Ma niente. pazienza, un'altra Dai, leccia. avrai anche tu il tuo momento. Sì, non c'è problema, la leccia non è che è un pesce che... Che ti fa impazzire? No, no, preferisco una bella cernia, un dentice o altri pesci così. A me piace molto la ricciola. È Ricciola, sì. buona. Ci Fino a 10 kg, l'ho presa fino a 10 kg la ricciola. fai Da noi già non è immaginare. che ce ne sono molte da noi. No, no, sì, quello sì. Beh, comunque a Santa Marinella ne hanno prese, Sì, qualcuno è capitato di ricciola, però non pesci enormi alla No, fine. no. Però. Pesci abbastanza, cioè 10, 12 kg, 15 kg. Più grossi. Marco Corsetti ne ha presa una di 40 kg. Quello che viene, il ragazzo viene sempre a pesca con me. Anche Dagnano ne ha prese, Sì, anche lui. Però parliamo pure di tempi addietro, che comunque ce n'erano tante. Se senti i pescatori di una volta, qui ci sono pescatori di una volta tipo Maurizio Poggi, Angelegiani D'Onofrio, anche Fabio, comunque raccontano che una volta qua ce n'erano tante di ricciole. Poi da quando ci stanno i cianciolli non le fanno più entrare sotto costa. Le chiudono prima e se le prendono tutte. Anche Claudio Basili ne aveva presa uno, era andato a Santa Marinella, lui va sempre a Santa Marinella con lo scooter e Sì. l'aveva dovuta legare, grossa era, e l'ha dovuta legare un po' sul sedile, hai capito? Insomma, è tornato a casa, ci aveva le foto divertentissime della pinna, della ricciola, hai capito che sbucava dal sacco dove l'aveva infilata dentro. Sì. E Dai, raccontami un aneddoto. come, positivo o negativo? Quello scegli tu. Aneddoto negativo, mi ricordo quando, no, negativo in Sardegna che abbiamo salvato una persona. Ah, beh, negativo, positivo. Vabbè, sì, però non tanto, perché alla fine praticamente noi eravamo vicino Palau. E un barca a vela ci chiama e vedevamo una cosa che galleggiava. E noi siamo andati lì pensando che era un delfino, un pesce. Poi c'era una persona che stava facendo apnea pura, col gommone ancorato a parete, sotto c'erano 40 metri, era da solo a fare apnea pura, senza pallone. E praticamente Un niente, c'era un genio. genio. E stava a testa in su con la maschera e il boccaglio pieno di sangue e schiuma. E l'abbiamo preso, l'abbiamo messo sul gommone, gli abbiamo tagliato la muta e abbiamo provato a rianimarlo. Nel frattempo abbiamo chiamato anche la capitaneria, il soccorso, l'ambulanza a terra. Poi è passato una barca con due motori da 200 cavalli, l'abbiamo messo sopra e loro hanno fatto prima di noi a portarlo. Lì l'aspettava l'ambulanza, poi alla fine si è salvato per fortuna, anche se poi ha avuto qualche problema di tipo perdita della memoria, queste cose qua. Però comunque è andata bene alla fine. Per me non è che era tanto un bel aneddoto alla fine, perché comunque è una cosa un po' spiacevole, però alla fine è andata bene, dai. No, assolutamente, è andata bene. Beh, allora a questo punto raccontacene uno invece. Questo era stato a lieto fine, ma diciamo uno positivo dall'inizio alla fine. Positivo, ma ce ne stanno tantissimi. Da te me ne basta uno. Pescate con gli amici, gare, per esempio la gara fatta a Zara. Lì in Croazia, Zara con Roberto e Francesco Lippi, con Roberto Poggioli e Francesco Lippi, o l'anno dopo anche con Roberto Poggioli e Nicola Soldati, sono state secondo me le gare più belle fatte. Proprio come viaggio, proprio dall'inizio Ah, fino alla ok. fine, è stato tutto un divertimento. Poi comunque abbiamo fatto pure un bel risultato, siamo arrivati quinti, e quindi dietro a Gospic,
c'era Giacomo De Mola, comunque ci siamo divertiti molto. Oppure un altro, un viaggio fatto in Madagascar con Ah, figo. Fabio e Renato, sono stato pure io con loro in Ah. Madagascar con Fabio, Antonini e Renato, dove abbiamo pescato 10 giorni costantemente. Con Abbiamo gli preso un sacco squali. di... Sì, con gli squali, con tutto, bellissimo, guarda. Poi non ci stanno lì i limiti di pesce, quindi No, sì. siamo sbizzarriti. Vi siete levati la voglia lì. Sì. Praticamente quando siamo tornati qui non abbiamo più pescato per 3 mesi. Eh beh, ci credo. Adesso poi Madagascar insieme a Capoverde sono le mete un po', diciamo, dove vanno un po' tutti. Ci va Gabriele Del Bene, ci va un sacco di gente. Sì. Speriamo che rimangano abbastanza intatti quei posti. Ma allora, il posto è molto grande, soprattutto parlo di Capoverde, e stanno a quanto pare, stanno iniziando ad andare a pescarci i pescherecci, quindi diciamo che il tempo per godere è abbastanza limitato, ecco. Ah, ok. Però si divertono tutti. Io vedo Gabriele mi manda le foto delle pescate e devo dire che insomma è tanta roba, eh. A me quello che dà un po' fastidio è l'idea di pescare con gli squali, perché nonostante ti dicono no, ma non fanno niente, se quel giorno lì decide di fare, ti stacca una zampa e tu hai bene che è finito la festa, ecco. Sì, devi essere veloce a portare Sì. sul pesce, no, te lo mangiano. E se sta troppo vicino a te, magari si sbagliano, invece di prendere il pesce, prendono un braccio. Sai com'è? Ci Però vabbè, sono affezionato. dai. Senti Diego, io ti ringrazio, ci siamo divertiti, ci hai raccontato un sacco di cose divertenti e ci vediamo magari da qualche parte, Va bene. in acqua. Quando vuoi venire in estate però, perché adesso l'acqua è... Assolutamente. A una certa età c'è bisogno delle cose confortevoli, quindi ci deve essere il gommone, perché da riva non ci parti più, ci deve essere, capito, il sole, si deve stare bene, Verso luglio-agosto, tu quando vieni ti faccio trovare il gommone in ecco. acqua, ti Dai, dai. Perfetto. monti sopra, peschiamo e ritorni a casa. Va Grazie bene. Diego, a prossima e buon mare. Grazie anche a Ciao, te. ciao. Ciao. Ciao.